push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm. If my heart can't stop it, I'll find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora, oggi non siamo su gameplay, ma siamo su un vlog, perché devo parlarvi di una cosa molto importante. Se avete notato, il mio canale sta scoppiando. Praticamente, mese scorso ho fatto lo speciale 10.000 iscritti e oggi, 20 aprile, sì, è 21, cazzo, non ce lo zecco mai. 21 aprile siamo a 25.000 iscritti, perciò voglio ringraziarvi di cuore per tutti i like, tutte le condivisioni, tutti i commenti che avete messo sul mio canale. E noi partiamo con le domande. Allora, la prima domanda è di Gabrix, che ci chiede: fact time, bottino maggiore trovato. Allora, il mio bottino maggiore mai trovato è stato di 1.000.000 di oro e 1.000.000 di elisir. All'epoca, quando ho trovato questo villaggio, ero tanto con l'otto. Non sono riuscito a prenderli tutto, ho preso solamente 1.000.000 tra elisir e oro sommato. Max ci chiede: fact time, farei mai un account Twitter? Grande Kai. Allora, l'account Twitter io ce l'ho già, è sotto qua in descrizione. Sembra che sto indicando la mia amica. Sto indicando la descrizione perché io ora sono dentro video. Andate a seguirmi anche su Twitter, c'è anche il link di Instagram. Nita ci chiede: come si chiama la canzone della intro? Allora ragazzi, per tutte le canzoni che io metto nei miei video, metto sempre sotto in descrizione quella della intro. Cioè proprio c'è scritto canzone intro e link, così potete andare a cliccare e andare a guardarvi il video. Comunque per le altre canzoni che metto sempre nei miei video, lo trovate sul canale di Non Copyright Sound. È un canale con canzoni senza copyright che tutti i youtuber prendono e le mettono nei propri video, dato che non hanno la copyright. Cristina Tran: ciao Kai, mi sembra che un video avevi detto che lavori. Fai cameriere per caso? Hai parenti o amici cinesi a Vicenza? Sei migliore secondo me. Ti cerco ogni volta che posso inglobare, spero di trovarti un giorno. Allora Cristina, ti ringrazio di cuore. Rispondo subito: io non lavoro. Non lavoro. Ma ogni tanto quando la scuola ha dei eventi io ci vado, perciò vado ad aiutare. Allora, tua domanda è Sky se fai cameriere. No, non fai, ma non faccio cameriere, ma faccio il receptionist, accoglienza turistica sarebbe, perché faccio una squadra turistica. Alla domanda se ho amici o parenti a Vicenza, no, non ho né amici né parenti a Vicenza. Colui che ha scelto questo nome ci chiede: fact time, da quando hai conosciuto Clash of Clans, hai mai pensato di chiudere il canale e disinstallare Clash of Clans? Grande Kai. Allora, io ho conosciuto Clash of Clans nell'estate del 2013, perciò se fate i conti sono quasi 2 anni che gioco a Clash of Clans, ho finto le difese. Comunque, rispondendo alla tua domanda se chiuderò mai il mio canale, no, non penso di chiudere il mio canale, non trovo il motivo, la voglia ce l'ho sempre di registrare il video e poi disinstallare Clash of Clans. No, cambi. Disinstallare Clash of Clans significa buttare via 2 anni di gioco, 2 anni di gioco. Dodop12 ci chiede: fuck time, dove vivi? Sei nato in Cina o in Italia? Sei un grande, continua così. Allora ragazzi, io sono nato a Perugia e attualmente io vivo nella provincia di Rovigo. Non precisamente a Rovigo, ma in provincia. Non posso dirvi il paesino dove vivo, perché se ve lo dicessi, voi andate a cercare su Google Earth e mi trovate, perché è un paesino così piccolo che ci sono, fai conto, 3-4 case. Giacomo Villa ci chiede: di dove sei? I tuoi amici familiari sanno che fai YouTube? Se sì, cosa ne pensano? Allora, come ho detto prima, io abito a Rovigo. I miei amici sanno che faccio video su YouTube ogni tanto, mi guardano, mi ridono in faccia, fanno però altri fanno: cazzo, carini i tuoi video. E per quanto riguarda i miei genitori è tipo: fai video su YouTube? Fate sei con me. Tu basta che studiare? Non parla a me, coglioni. Alberto Gandini ci chiede: segui calcio? Che squadra tifi? Forza Genova, Shocci C. Allora, io non seguo molto il calcio, ho visto qualche partita al bar con dei miei amici. Per quanto riguarda la squadra, ho seguito per un periodo la Roma, ma non è che sono un grande tifoso. Carlo Borgia ci chiede: chi è il tuo youtuber preferito e cosa fai nella vita? Il mio youtuber preferito è stato in assoluto Daniele Dasenmatter, perché la prima volta che ho aperto YouTube nel 2008 sono andato a vedere la classifica, c'erano i video di Daniele Dasenmatter, perciò tac 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 mi sono guardato tutti i video che aveva all'epoca. È un grande ragazzi, se non lo conoscete andateci a guardare un attimo. Per quanto riguarda la domanda e cosa faccio nella vita,
faccio lo youtuber e studio. Cine, sì, no? Ci chiede, fuck time, da quanto tempo giochi a Clash of Clans? Da quale città vieni, dalla Cina? Allora, io vengo dalla costa orientale della Cina, precisamente a Xinjiang. È una contea della provincia del Zhejiang, una città molto carina, molto ricca. Samuele Bortolozzo ci chiede, fuck time, come ci si sente avere un villaggio come il tuo? E se qualcuno ti cancellasse, cosa faresti? Bravo Kai, continua così, sei un grande. Allora, come mi sento avere un villaggio come il mio? Beh, ogni tanto in corriera c'è qualcuno che sale di nuovo, che non è della mia corriera, che apre Clash of Clans e fa, guarda, guarda, i stregoni a livello 3, mamma mia! Io faccio, scusa, c'è anche te, Clash of Clans? E io faccio, toh, guarda il mio villaggio! Comunque, se mi cancellassero il villaggio, io mi incazzerei molto, perché ho speso 2 anni della mia vita a giocare a questo gioco. Fabrizio Manunta ci chiede, perché fai solo Clash of Clans? Allora, io faccio solo Clash of Clans perché, ragazzi, mi piace Clash of Clans. Se fate conto, Minecraft non ci so giocare. Gli altri giochi per mobile sono bravo, ma non so se vi piacciono, perciò al momento tengo solamente Clash of Clans sul mio canale. Se volete qualche richiesta di qualche gioco in particolare, scrivetemelo sotto nei commenti. Lo farò in futuro, vedrò cosa posso fare. Comunque al momento solo Clash of Clans. Vittorio Zou, perché mi ha stesso cognome? Ci chiede, quanti anni hai, che scuola fai, in Cina, di dove sei, nord, est, di preciso come si chiama? Allora, io ho 17 anni, a novembre 22 ne compio 18, perciò quest'anno divento maggiorenne. E alla domanda, che scuola fai, io faccio un turistico. Beh, le altre le ho già risposte. Gesto prima classe ci chiede, fact time, quante ragazze cinesi hai? Allora, ho avuto in totale 7 ragazze e tra queste 7, 5 sono cinesi. Mario Battaglia ci chiede, raggiungere la Lega Campione è stato difficile? Allora no ragazzi, la Lega Campione purtroppo in questo ultimo periodo è diventata una Lega per giocatori medio-alti, non più alti, perché mi ricordavo una volta per arrivare ai migliori giocatori italiani bastavano 3200 e le 3200 coppe erano le cose più difficili di questo mondo. Beh, io sono salito di difesa e con barbari arcieri neanche fulminando, perciò fate conto voi, è diventata una lega che è diventata molto molto più facile. Ora per essere giocatori veramente pro bisogna arrivare migliori in Italia, almeno migliori nella classifica. Allora, per questo fuck you time è tutto. Come al solito, se avete altre domande scrivetemelo qua sotto nei commenti. Prima di chiudere il video, fermi, prima di chiudere il video, sto diventando rosso. Volevo dirvi di andarvi a vedere questa serie web che parla di italiani in Cina, è una cosa molto carina. L'hanno trattato in modo anche molto ironico, simpatico, perciò link in descrizione, andateci a dare un'occhiata, sono anche simpatici. Allora, questo è tutto per il video di oggi. Come al solito, spero che vi sia piaciuto. Lasciatemi un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo video.